Salve a tutti e bentornati all'angolo del gameplay con Crash. Sì, ne sto facendo tanti, dobbiamo finirlo, dobbiamo finirlo. Siamo sempre qui, io sono sempre vestito uguale perché li sto recitando tutti di seguito, quindi probabilmente li vedrete uno ogni 2 giorni, non lo so, non lo so. Quindi siamo qui pronti, dobbiamo terminare il gioco. Questo è un altro livello in cui non bisogna morire. E sarà difficile perché anche questo livello me lo ricordo ed è particolarmente ostico. Quindi evitiamo di cadere nel baratro dell'abisso, dell'oblio, della disperazione, dell'oscurità, dell'anima oscura di Manus. E cerchiamo di fare in fretta perché Aquaku dopo un po' sparirà. E noi non vogliamo che sparisca, perché altrimenti saremo piuttosto fottuti. Non potremo proseguire. Dobbiamo stare attenti però a non cadere, non avere troppa fretta, altrimenti verremo devastati. Adesso. Ok, ci siamo. Piccolo salto alla volta. Piccolo passo per un bel grande salto per un Minecraft. Non era così. Più o meno. Forza, 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 forza. Ok, checkpoint. Ogni checkpoint è particolarmente inutile perché non possiamo morire. Non dobbiamo morire, altrimenti la gemma ce la sogniamo. Non possiamo, quindi fallire questa missione. Non possiamo. Dobbiamo. Ah, mi serve la gemma gialla. E niente. Non si fa più. Scherzavo. Completiamo semplicemente il livello. Porca miseria, adesso. Perfetto, è andato tutto secondo i miei piani. Dobbiamo restare concentrati, da adesso in poi i livelli si faranno sempre più difficili e pericolosi. In particolare uno! Ok, adesso sono abbastanza fottuto, perché non vedo niente, non vedo niente, non vedo niente. E adesso, sapevo io. Ah, accidenti a me, accidenti a me, accidenti a me. Ok, topi di merda, topi di merda. Via, 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 piano. Non avremmo potuto completarlo comunque perché non avevamo la gemma gialla. Peccato. Un peccato. Non importa, la recupereremo in seguito. Ed eccoci qui a Jaws of Darkness. Qua c'è l'ultima chiave che ci serve per accedere all'ultima parte di gioco. Ottieni la gemma blu altrove. Ce l'abbiamo la gemma blu, quindi possiamo completare questo livello. È stato utile ottenere la gemma blu. Perfetto. Serpente, salto, salto. Ragno, salto, salto. Opla. Sono tutti più o meno così alla fine i livelli, piuttosto ostici. Il primo Crash è così. Gli altri Crash poi vedrete se li vorrete. Se vorrete vederli, io ve li porterò. Se non volete vederli, pazienza, giocherò qualcos'altro oppure non giocherò proprio. Piano piano. Allora, 112 casse sembrano parecchie, eppure dobbiamo trovarle tutte per ottenere la nostra gemmetta. Ok, piano piano. Aia. Piano. No! Accidenti, accidenti, accidenti a me. La mia solita fretta. Perché io ho questa fretta nel sangue. Sono un tipo molto impulsivo. Ok, prima testa di Cortex andata. Tac. Mamma mia, stavo per fallire, stavo per fallire, per fortuna. Le mie doti da gamer professionista mi hanno salvato. Ok. Perfetto. Abbiamo la gemma blu, quindi possiamo andare nel percorso segreto. Ok. Il percorso segreto è piuttosto ostico da completare. Perché ci sono tutti questi salti. Ok. Bene, 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 bene. Tap, tap, tap.
tippetip-tap. Toc, 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 tippetip, toc, toc, tap. Perfetto. Vediamo se c'era qualcos'altro. Bisogna sempre stare attenti a quello che si prende, perché si rischia di saltare qualche cassa. L'altra volta io ho saltato una cassa su The High Road e io adesso dovrò rifarmi quel tanto di cose che odio. E chiunque odia, penso. Ok, non vedo niente. Checkpoint! Oh, santissimo checkpoint! Santissimo checkpoint! Ah, siano benedetti! Pensate a fare tutti sti livelli senza checkpoint. Piano. Muori. No! Ho sbagliato. Perché ho sbagliato? Molti si chiederanno. Perché ho distrutto quelle casse. Ed è stato un errore. Devo distruggerle io direttamente quelle casse, non il serpente. Perché dentro c'è la testa di Cortex. Distruggendole in quel modo che ho utilizzato prima, la testa non ci verrà data. Vedete, la testa è qua dentro. L'avremo persa e saremo rimasti male. Ci saremo molto rimasti male. Invece in questo modo la otteniamo. Percorso segreto invisibile. Ci andiamo. Ci andiamo. Piano. Ok. L'ultima testa dovrebbe essere qui. Perfetto. In questo modo possiamo sbloccare la chiave che ci servirà per completare il gioco, altrimenti non potremo andare avanti. Ok, ho sbagliato. Lo sapevo che ho sbagliato. Troppa fretta. Rifacciamo, riproviamoci. Questo è l'ultimo episodio che registro oggi perché sto morendo di caldo e credo che tra poco mi scioglierò. Una band musicale. E intanto le campane suonano. In effetti era un po' di video che mancavano le campane, vero? Casa! 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 È morto! Non lo so. Allora, con calma. Ok. Per il rotto della cuffia, Maledettissimo Cortex, dammi la chiave. Yes. Abbiamo ottenuto la chiave. Sto morendo di caldo. È la settimana più calda dell'estate. E io sto registrando. Non tutti sti gradi Fahrenheit che ci sono fuori. Allora, cerchiamo di completare almeno questo livello. Dopodiché, mi sa che mi dedicherò al cucito. Che ore sono? È già tardi. Intanto fuori passano camion, pullman. Oh, quella TNT. Lo sapevo che sarei morto, lo sapevo. Ma io continuo a registrare, lo faccio per voi. Piano. Quello deve essere sicuro. Perfetto. Ok. Piano. Ok. Altra TNT. Piano. Ok, 21 e 23, ecco qua. Perfetto. Sto liquefacendo. Come 111? E no. E io mi incazzo però, Non è possibile. No, non potete prendervi gioco così. Non potete prendervi gioco di me così. Dove l'ho saltata quella cassa? Bene. Io direi di fare l'ultimo livello per oggi perché sono veramente psicologicamente devastato. C'ho un mal di testa, cane.
E sto sudando come una iena. Fatemi sapere se vi dà fastidio se sono vestito così. Ormai ne ho registrati tre, però. Cacchi, amari. Allora, saliamo qua sopra e recuperiamoci un bordello di vite. Sì, così. Perfetto. Ora possiamo andare a completare il livello. Ok. Questo anche cosa serve? Ah, sarà per la. Per la reliquia, probabilmente. Via. Salto, salto, muori, muori. Ah, questi cosi li odio con tutto me stesso. Ci sono anche nel 2. Sono particolarmente fastidiosi. Ah, vi faccio una proposta. Probabilmente l'avete visto già tutti. Sì, anzi, sicuramente l'avete visto già tutti. Però, che ne direste se vi facessi come gameplay dopo Crash Life is Strange? Vi piacerebbe o l'avete già visto tutti? Io non ci ho mai giocato. Non ci ho mai giocato, quindi non ho ancora idea di che cosa parli. Mi hanno detto che si piange amaramente. Quindi fatemelo sapere se volete vedere Life is Strange, i pochi che mi seguono in questi video. Fatemi sapere, mi raccomando. Ve lo chiederò anche in altri video, però se state seguendo questo video, ditemelo. Voglio la vostra opinione. Probabilmente non lo starà vedendo nessuno questo video. Avrà due visualizzazioni, di cui una è mia che ricarico la pagina. Ma non importa. Mi raccomando, fatemi sapere con un commento. Io ci tengo a fare cose che mi piacciono, perché se faccio cose che piacciono a me, a questo punto non aprivo il canale l'ho aperto per voi, lo faccio per voi. Tanto sarò un pochino, eh. Ok, checkpoint. Stavo per morire. Ok, niente casse. Ok, siamo quasi alla fine del gioco ormai. Sai, a parte qualche centinaio di casse che ho saltato negli scorsi livelli che dovrò rifare, sarà da divertirsi. Yeah! Muori, muori. Altro checkpoint. Troppi checkpoint. Ci sono livelli che non hanno per niente checkpoint e altri livelli che ne hanno fin troppi. Vabbè. Ah, ok. Tac, 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 sto già a 99 vite, non ne faccio più niente. Via, 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 via. Non ho tempo da perdere. Hop. Ok. Saltiamo, piano piano. Muori, muori e muori. Hopla. Ah, ok, adesso diventa difficile. Siamo alla fine, tutte le 27 casse, ultimo pezzo, dai, ok, e la gemma l'abbiamo ottenuta, ah, almeno una gemma a video toglie l'hater di torno, lo sanno tutti. Perfetto, allora, questo livello è stato completato, io direi che per questo video può essere tutto. E quindi io vi darei appuntamento al prossimo episodio di Crash. Siamo quasi agli sgoccioli, farò poi un video riassuntivo dove raccolgo tutte le gemme vecchie che ho lasciato in giro. Nel prossimo episodio affronteremo a Brio. E, vedete quel pallino viola che lampeggia su? È il livello speciale, il DLC. E ci perderemo molto tempo. Quindi vi saluto. Ciao a tutti.